oggi siamo con un nuovo video. Oggi vi spiegherò come creare una portal gun e le texture le potevo inserire, sì, se questa è la domanda che mi state facendo, però non, cioè, il mondo l'ho creato semplicemente dalla PS4, quindi non mi sembrava la cosa più corretta farlo da telefono e ricostruire tutti quanti i vari meccanismi. Quindi, se magari lo volete fare, andare a cercare la skin della Portal Gun, andate a creare un pacchetto add-on, lo inserite su Minecraft così che l'arco viene sostituito al, cioè la texture dell'arco viene sostituita alla texture del Portal Gun, così che appunto quando tenete in mano l'arco fa sì che tenete in mano una Portal Gun. Lo so, è un po' difficile da spiegare, però è così. Oggi vi spiegherò come creare una Portal Gun che fa veramente un sacco di cose. Questi qua ovviamente, ragazzi, sono i vari common block. Possono essere tanti, ragazzi, ma sono quelli che sono abbastanza sufficienti per fare tutto quanto, per fare le tre funzioni principali che fa la Portal Gun. La prima è appunto selezionare un mob e trasportarlo. Come potete vedere, ragazzi, io sto portando un mob che appunto mi interessa. Ora, ovviamente, se questa qua sarebbe la nostra casa, lui starebbe là dentro. E ovviamente, ragazzi, se troverete ad esempio un villager, ora ci sta questo villager ad esempio. Se adesso io trovo questo villager che mi scambia delle cose veramente utili, e in un caso come questo dovrebbe forza, ora come ora, prendere una barca. Ora non trovo le barche, però va bene. Oppure fare la solita cosa, cioè carrello e miniera. Invece, facendo così, semplicemente con la portal gun, noi potremmo semplicemente prendere la nostra portal gun, avvicinarci, prendere ovviamente anche lama, perché i lama, ragazzi, sono belli carini, e portarli dentro la nostra casa, semplicemente così. Facciamo così, togliamo la portal gun, e come potete vedere, ragazzi, il villager sta qua dentro. O almeno vediamo un po' se riusciamo a farlo anche meglio. Riusciamo a centrare il buco così, a posto, perfetto. E un'altra caratteristica principale che ha la Portal Gun è soprattutto quella di creare portali. La creazione di portali, infatti, ragazzi, è uno dei motivi principali perché si installa la Portal Gun. Ora appunto vi faccio vedere che se io lancio una freccia là e poi la lancio qui, come vedete si sono creati due, cioè si sono andati a spawnare, o in questo caso, per dirlo mai meglio, si sono andati a tippare due armor stand. Ed ora come ora, se adesso facessi questo, come potete vedere, ragazzi, io mi sono andato a teletrasportare in un punto completamente diverso del mondo. Ora vi spiego in maniera migliore possibile, o almeno nella maniera più fluidamente possibile che conosco, quello di come si fa il tutto quanto. Allora, il primo command block è slash enchant chiocciola p tag, perché ragazzi, questo comando, cioè questo circuito funziona solo unicamente se vi date il tag appunto che ho creato. Il tag in questione è il tag gun, anche se voi lo potete modificare, però dopo dovreste andare a modificare anche gli altri command block. E un'altra cosa che adesso vi sto a dire, cioè vi dico già due cose negative che veramente vanno a smentire un pochino questa cosa qua. Allora, la prima cosa negativa è che la Portal Gun, appunto, ne potrei creare una a circuito. Cioè, questo circuito qua è uno solo, anche se sono suddivisi in tre circuiti di Common Block. Questo è come se fosse un unico circuito di Common Block e riesce a creare un'unica Portal Gun. Quindi, se per caso volete creare più Portal Gun, vi consiglio di creare più circuiti. E magari anche di andare a modificare i vari nomi degli armor stand che vanno a selezionare. Allora, poi questo è il primo problema, cioè bisogna creare più circuiti se si vuole creare più portal gun. Il secondo problema è che, visto che questo blocco di vita rossa verrà spawnato una direzione alla volta, ovviamente a seconda dell'utilizzo che avete fatto in precedenza, il portale che avete, che
è stato attivato grazie a questo blocco di pietra rossa, verrà attivato. Infatti, se adesso ad esempio è questo, e questo qua dovrebbe essere attivo, ma infatti ho failato. Questo è quello attivo, infatti, come potete vedere, ci va a tippare qui su questo qua. Però, se invece noi andiamo su il primo, se riandiamo sul primo, non ci tippa perché appunto è attivo il secondo. Questa, ragazzi, è una peculiarità che purtroppo non sono riuscito a sbaggare questa cosa qua. Ok, ragazzi, ora possiamo ripassare subito sui command block. E appunto questo è il command block principale, che praticamente va a far sì che appena noi teniamo subito un arco, appunto se noi ad esempio andiamo a disattivare questo e questo, noi teniamo un arco, ora lo attiviamo e non ci fa niente. Appunto noi andiamo vicino a un qualsiasi mob, non ci fa niente, ma appena lo andiamo a selezionare ci va a dare tutte quante le varie caratteristiche. Fatto sta che il secondo command block che dovete fare in maniera abbastanza isolata è questo qua, che praticamente permette il TP di tutte quante le entità, a parte l'entità che hanno il tag gun, cioè che abbiamo messo in precedenza, che hanno un raggio d'azione, cioè perché appunto vi si creerà un raggio d'azione appena tenete in mano l'arco di 4 blocchi, in cui tutte quante le entità che stanno vicino a voi, non, che verranno selezionate e tenute da una parte, più precisamente da 2x in avanti alle vostre coordinate e 1 di z. L'unica entità che non potranno essere prese da questo comando, da quanto dice questo comando, sono le frecce, gli armor stand e i player. Poi ovviamente, ragazzi, se i player li volete trattenere a voi, potete anche togliere la spuntatura player, però io personalmente ve lo lascerei. Poi ovviamente però arrow e armor stand li dovreste lasciare. Poi la cosa veramente principale che dovete fare per attivare il circuito è mettere un blocco di vita rossa, così almeno da attivare il command block. Allora, il primo command block è quello che abbiamo visto appunto in precedenza, cioè appena appunto qua ci sta il blocco di vita rossa, ci verrà a vedere se noi teniamo in mano un arco. Poi qua abbiamo appunto un combo che ci va a far sì che la nostra entità, cioè l'armor stand, verrà tippata appena la freccia verrà scoccata. Ovviamente, ragazzi, i 4 di tick sono più che sufficienti. Ovviamente meno tick mettete, più fate sì che la freccia che scoccate verrà subito, farà subito triggerare il command block. Quindi, ragazzi, cercate di non mettere né troppo poco né troppo tanto. Io ho messo 4 tick per far sì che appena voi scoccate la freccia verrà subito tippato lì. Se ne mettete ad esempio 0, appena voi scoccate la freccia verrà tippata su di voi l'armor stand. Poi abbiamo questo command block qua, che è consecutivamente sopra a questo qua, che va a far sì che l'arma, cioè in questo caso la freccia, viene uccisa. La freccia ovviamente, ragazzi, è scoccata da una persona che c'ha tag gun. Appena il command block andrebbe a selezionare, perché tutti quanti questi command block sono a condizionale, quando questo command block si andrà a attivare, e anche questo command block si andrà a attivare, farà sì che questo blocco di vita rossa verrà tolto e verrà messo qui. In poche parole, questa qua sarebbe una specie di animazione. E poi abbiamo da tutt'altra parte qui questo che fa sì che tutte quante le entità che vanno a andare vicino all'armor stand, appunto di raggio d'azione 1, verranno tippate all'altro armor stand. Poi qui, vabbè, abbiamo ovviamente i due command block che stanno anche qui, questi altri due, che fanno semplicemente l'animazione del tolgo questo blocco di pietra rossa e lo metto qui. Ora ovviamente, ragazzi, vi faccio vedere di vista semplicemente questi command block, nel caso non vi è chiaro la dicitura, sono esattamente uguali, semplicemente vanno a riscriversi in maniera un pochino diversa. Cioè, se questo va a prendere il gun 1, l'armor stand è chiamato gun 1, e va a prendere questo blocco di pietra rossa e lo va a mettere qui e va a togliere questo qua,
Questo andrà a prendere il GAN 2 e andrà a prendere il blocco di verso che sta qui, lo andrà a mettere qui e qui metterà il blocco d'aria. Quindi ragazzi, molto molto semplice. Ovviamente spero di, se in caso non vi è chiaro, andrà a mettere il video in pausa. Però ragazzi, vi ho fatto vedere tutti quanti i vari common block e sinceramente per la creazione di questo common block non ci ho messo veramente tipo 2-3 ore massimo. Poi ovviamente perché ci ho messo, ho cercato di farlo in maniera molto più efficiente. Sono andato a riscontrare i vari bug che mi hanno, perché principalmente io l'avevo creato senza questi due common block. Cioè questi due common block prima stavano qua. Uno stava qua e l'altro stava qua. Poi ho notato che la creazione dei common block era meno efficace di quello che aspettavo e quindi l'ho sfatti dalla parte opposta del common block. Ovviamente ragazzi potrei anche farlo in maniera verticale al normale per far sì da ridurre lo spazio, però ovviamente ragazzi fatelo secondo le vostre divergenze. Io l'ho fatto così, così in distaccato in tre punti, in tre righe, per farlo capire meglio. Poi ragazzi abbiamo questo comando che mo devo trovare, ok? Poi abbiamo ragazzi questa stringa di testo che vi farò vedere un giorno più in là, che praticamente vi fa crashare in maniera istantanea, anche se state in modalità single player. Ve l'avevo fatto vedere, anche se vi ho fatto vedere semplicemente il primo common block, questo qui, in una live. Adesso, ora come ora, però, ragazzi, vi farò vedere in un altro video come fare questo qua che fa crashare istantaneamente o quasi Minecraft. Ve la farò vedere in un altro video. Quindi, ragazzi, mi raccomando, spolliciate, mettete like, iscrizione e commentino per vedere questi video. Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!